sei interessato a scrivere una guida su un argomento specifico per creare un contenuto di valore, c'è chi crea un contenuto di valore perché agli inizi vuole dare dimostrazione della sua credibilità, c'è chi crea contenuti di valore per mantenere e innalzare ulteriormente la sua credibilità, c'è chi lo fa per raccogliere nomi ed email delle persone dando un ebook, un PDF in cambio appunto del tuo indirizzo di posta elettronica. Ma chi non ha mai preparato una guida spesso si trova in difficoltà quando inizia a farla, perché non ha questo animo, spirito dello scrittore, quindi pensa che la guida venga mano a mano nello scrivere, nel buttar giù idee su idee su idee. Io vorrei umilmente suggerire un approccio che per chi scrive è probabilmente lo standard, ma per chi non è abituato può rappresentare un modello, uno schemino che può dare una mano a facilitare le cose. E lo schemino è questo: invece di sederti come leopardi e attendere l'ispirazione, cominciare a scrivere, fermarti, interrompere e poi buttare giù altro testo, la prima cosa da fare è quella di buttare giù un indice delle domande che una persona che non ci capisce niente dell'argomento che tu vuoi illustrare in questa guida farebbe se avesse la possibilità di incontrarti e di spendere del tempo con te. Quindi ti occupi di spiegare agli uomini single come si cucinano le cose basilari? Ti occupi di illustrare un nuovo modo di fare telemarketing? Non importa, mettiti nei panni del tuo cliente, futuro cliente, potenziale fan, appassionato, e stando nelle sue scarpe domandati: ma lui che vorrebbe sapere? Per esempio, nel primo caso, magari, quali sono proprio gli ingredienti indispensabili che devo avere sempre in cucina, piuttosto che: ma qual è il modo migliore per cuocere il riso, la pasta, le patate, oppure quali sono gli utensili indispensabili per un uomo single che vuole cucinarsi le cose da solo? E via dicendo, mi elenco le varie domande. Se fosse il caso del telemarketing e volessi fare una guida sulle obiezioni che le persone possono fare quando uno chiama per fissare un appuntamento, una chiamata, potrebbero essere: ma uno, che cosa sono le obiezioni? Quali tipi di obiezioni ci sono? Come fare per prevenirle? Quali metodi utilizzare? Poi magari vedere questi metodi uno alla volta. Quindi mettersi nei panni dell'utente, buttare giù una serie di domande, e quando vai a scrivere fai tante tappe quante sono le domande, scrivendo per ognuna una risposta alla domanda che hai scritto. Questo facilita molto il compito di scrittura, perché ecco, non devi partire da zero, hai delle domande precise, possibilmente in un ordine logico, e il tuo compito è quello di rispondere alle domande, il che rende la cosa molto più semplice. Prova, testa, verifica, non mi dar retta e fammi sapere se funziona anche per te. Thank you.